Eccomi, ciao Moreno, come stai? Ce la faccio, eh? Al solito. Devo controllare lo streaming. Grazie per la sub, ciao Imiko! Belli miei, come state? Mese malissimo, e quando mai? C'è caldo. Ma tu ormai ti sei trasferita, Imiko, se non sbaglio, no? Che la Madonna sia con voi con questa musica. Perfect. Ragazzi, mi dite se si sente bene, se si vede bene, perché io ho dovuto rifare tutto. I capelli, i miei. Sono andati ormai i miei capelli. Ah, sei ancora giù. Mamma mia, mi lacrimano gli occhi. È l'effetto live. Allora. Intanto io vorrei abbassare leggermente la musica, se me lo consente il gioco. Che questo coro da chiesa mi sta sfondando le orecchie. L'effetto luce. Vediamo se riesco a spegnere sta lucina qua. Che mi devasta. È tutto chiaro la mia chat. Pace e bene. Va bene, dai. Allora, qui sì, accettiamo tutto noi sulla fiducia. C'è Ozma che mi saluta in privato, dice che c'è la capa adesso. Sembra tutto ok. Alla fine non. Ma sì, dai, giocherò da molto pro, ok? Sì. Una cosa. Ciao, Cro, benvenuto. Una cosa, ragazzi, non mi ricordo se nel primo Plague Tale moriva la madre di Amicia Hugo alla fine oppure no. Mi sta veramente sfondando le orecchie quest'audio. Audio. Questo coro lo devo levare assolutamente. Grafica. Va bene. Lo scopriremo in game. E chi si ricorda? Io ricordo che in realtà l'abbiamo trovata viva, imprigionata dal. Di chi era il papa, non mi ricordo, vescovo, però non ricordo se alla fine schiatta la madre oppure no. Vabbè, ma tutto sì, direi anche di iniziare subito così, tatta. No, un attimo, no, niente. Nuova partita, difficoltà normale, sì, italiano, voce inglese, francese, tedesco, spagnolo. Mettiamo inglese. Sottotitoli, sì. Italiano. Ok. Altre impostazioni e poi sono quelle generali e tutto il resto. Va bene così, direi, no? Le voci in cinese. In Burundi, tranne che in italiano. Dai, fammela fare questa nuova partita. Ho detto di sì. Conferma, andiamo. Non riesco a giocare più con la stanza illuminata all'immenso.
Giugno 1349. È viva? Ok. Non ricordo proprio il finale. Too fast for me. Come on, sorcerer, catch us! Hey, slow down. You'll exhaust our villain. This is your tower. It's evil. Doesn't he ever get tired? I really should get back to studying. Come on, we had a long journey today. Please, mother said to try to exhaust him. Ah, ok, quindi lo c'è già dall'inizio. Ok, ancora viva la mamma, benissimo. Però non ricordo chi è lui. Ah, ricordo che incontravamo gli amichetti nel primo. Il fabbro è schiattato. Schiattava malissimo, se non sbaglio. Poi c'erano tipo il ladro e la sorella, una cosa del genere. Dovrei fare un ripasso più che altro del film. C'è troppa luminosità per i miei occhi. Ciao Furiso, i capelli. Li ho tagliati qualche mese fa, a dire il vero. Li ho tagliati alla Jill Valentine. Ormai sono già cresciuti. I am sweating like a hog. It's good for you. Andiamo, andiamo. Come stai, Furiso? All right. Lucas, the perfidious is invading my castle. Yes, and I'm going to turn you into a beetle. Amicia, he's too powerful. We have to hide. Questo è il tutorial del gioco, praticamente. Then I'll come for you, King Hugo and Amicia the Amazon. Of course. So go now. Come, Amicia the Amazon. One. We have to find a good hiding place. I'll stand by your side, my king. Ma il fratello riesce ancora a controllare Toby, se non sbaglio, no? Let's keep an eye on him now. Yes. Ma quanto è bello, Hugo, perché ogni volta lo dissavate. Perché sta? Ciao David! Ma solo io vedo la luce sparata. No, è il mio monitor calibrato malissimo. Però sto giocando decentemente in questi giorni. Ma quindi lo scopo è solamente. We should hunt him too. Oh yes. Who could be left? LOL. The perfidious has laid his eyes on you. It's over. You're too evil. Come on, don't despair. Too easy. So, I'll give you a second chance. Sì, l'avevo perso di vista, dico la verità. È molto luminoso. Ok, allora facciamo così. Impostazioni. E gioco, lingua. Non c'è schermo, forse è in grafica. Impostazioni. Così è ancora più chiaro. Così dovrebbe essere più scuro, vediamo. 1 2 3 4 5 6. Ma così seven, così eight, di che nine, ci vede. I'm coming. He's on his way. My senses, I found you. You underestimated my powers. He's too strong. Ma qual è too strong? Sto solamente sperimentando, Hugo. Fidati di me. Pensavo di giocare ad Assassin's Creed invece. Lol. Iniziamo benissimo. Go, you fool. Esatto, Imico. Let's go, Amicia. Quickly, my king. 3 4 5 I'm coming. He's
will show no mercy this time. I've offered you my last spark of goodness. Let's try and catch him. Yes. I can read your minds. I even know King Hugo eats apples at night. How does he know? I wonder. Io non lo so. Adoro Hugo. Hugo, chiamarlo Hugo proprio. Goodness! You look so scared! Fair enough. Well, I'll get back to studying now. Lucas? Well, ma chi era Lucas? But you are an alchemist. Ah, l'alchimista! Mi pare di ricordare qualcosa. All right, go and study. We'll stay a little longer. Right. Goodbye. Come, let's see the rest of the castle. Adesso succede qualche tragedia subito. Comunque ho visto che ha ricevuto parecchi voti alti questo gioco. Resident Evil 4 Remake ti ispira? Nì, nel senso sì e no, devo ancora vedere, perché se lo hanno fatto molto action, allora dire anche di no. Comunque ho letto che hanno annunciato un evento Resident Evil il giorno 20. Dove cacchio devo andare? Verso il castello aveva detto, giusto, sì. Comunque se si vede ancora così sfasato, poi non so che cacchio devo toccare in game. In impostazioni. Scusate, ma non è quello il castello? No, devo seguire Lucas. Oh, can I climb those rocks? No. Of course. Ma no! Just don't fall. No, che cadi, ecco che muore subito Hugo, ragazzi. King Hugo patrols the ramparts of his great wall. What can you see from up there? My kingdom. Is it prosperous? It was, but then Lucas attacked. Oh, yes, the infamous sorcerer. Oh, a river. It's the sea. Let's patrol there. Vai piano, Ugo! Very pretty. So? This is where my kingdom stops. That branch is your frontier. Yes! Why not? Look out, Demetia, the Amazon! Enemy ships coming! They're going to attack us! Oh no! What do we do? Stay at the frontier and sing them before they pass! Back to your post, Demetia! Behind the branch! Va bene, dietro il ramo. Got it! My mighty sling is yours! Here comes the sorcerer's army! I see them! We'll save your land, my king! One down! Mamma mia, che violenza! Yes! Keep going! More ships are coming! No foul magic will defile this kingdom! Only good magic! Yes, the King of Lords! Let them come, I'll crush them! Many tried to invade us! But we pushed them back! Because we are the House of Darun! Hello! Oh, hello! Posso sparare anche a lui? I heard your sling! Scusate, no, volevo provarci! Loud, yes. Non si fa! I wanted to ask you, can I play with you? Yes! Who are you? I'm Tona. I live nearby. All right. We're Hugo and Demetia. Can you shoot, Tona? Of course I can. Ecco, adesso spacca Hugo, ragazzi. And she's my captain, and we're fighting a sorcerer's army. I'll fire the cannon then. Now let's fight. Wow, you're a
Mi sono fatto il nuovo amichetto. Aiuto. Ce l'abbiamo fatta. Forse. Ecco, adesso cade il bambino a foga. Scusate, io le sto trovando tutte le disgrazie, ma niente. Adesso è diventato un gioco felice. I should go now. I'm late for work. You work? Yes, on my father's farm with my brothers. Are you all right? I must go. Bye. Good luck then. Goodbye, Tina. She was nice. Non lo so, alla fine si è comportata in modo strano. Non me la racconta giusto. Let's keep following this river. Va bene. You sung so many. You're a great captain. And Tuna was nice. He was, yes. I'd like to have a friend like him. I know. But we'll settle down soon, and you'll make friends. You're sure? As soon as we know how you're doing. That could be a long time. Ah. Not this time. This time is different. I know it. I hope so. We'll have to climb this. You pull me up this time. What? Just kidding. I'll help you. You're too heavy anyway. How dare you? One day I'll be able to. Commento poco perché non mi va di parlare di sopra. Oh, that castle is huge. What do you say? Do we attack it? All right. I'm ready. Now, charge! Charge! The gate is closed, Captain. What do we do? Let me see. Comunque io scommetto che questa volta la madre schiatta. Ciao Morrò, come stai? No, ancora non è morto nessuno, assolutamente no, ma secondo me è appena iniziato, secondo me schiatta subito la madre. Let's sneak in. Yes, it's a good plan. Basami sta dormendo. Ooh, I feel evil around us. It's a bit dark. È stato male anche un mesetto fa, abbiamo dovuto ricurarlo. Purtroppo è sempre lo stesso problema, Wasabi. I'm with you, don't worry. I'm not. Tutto bene, grazie, tutto bene, Morro. Oh, I think the sorcerer's men are close. Really? Oh merda. Are you hurt? No. But I want to go back now. I agree. That's enough for today. Yes. Amicia, there are food and clothes. People live here. We've broken their ceiling. Maybe they heard. Let's just be careful for now. Non mi piace tutta questa luminosità, è davvero scena. Scusate. La vedo de merda. Sfocatura, aberrazione cromatica normale bassa. Forse è l'aberrazione cromatica il problema. Proviamo a mettere bassa. Ciao sterminatore, non l'avevo visto. Solo per l'inizio. No, io non seguo Harry Potter, ragazzi, mi dispiace. Forse sono una delle poche persone al mondo. Yes. Ecco, così con l'aberrazione bassa ancora più, non lo so, meno colorato, diciamo. Beh, lo sistemeremo prima o poi. What? It's all burned. It's recent. These baskets
They're beehives. But why are they burned? I don't know. Let's be discreet and get out. Scusate, ma Camilla non ha fatto Resident Evil 2 originale da capo? Ti stai confondendo, David? Ma secondo voi si vede meglio o peggio? Maybe it was an accident. Where are the people? Wait! We didn't mean to trespass. We fell here by accident. We'll leave if you show us how. Lies! I swear! I don't know what's happening here, but we have nothing to do with it. Lies! You bloody thieves! I'll cut you to pieces! Run! E te pareva, calla. Come back here! We need an exit! Col cavolo! No! 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 Come! You're here! You're going nowhere! He's still behind us! Keep an eye out for an exit! This was one time! Così imparate ad esplorare castelli altrui. Io mi confondo con i tasti. Che cavolo erano coltivatori di cadaveri? Oh, merda. Leave it to me. No. Please. Should have thought of that before you lot stole from us. Madonna, un po' brutali. That's how we make sure they don't come back. I lost two, a boy and a girl. You didn't see them? No. No, that man on the ground's the last we got. Well, kill them if you find them. Iniziamo benissimo. Yes, quick. They're crazy. Who's it talking, Hugo? What a mess. Now what use do you have for our meat and honey, huh? You're dead. Io credo di dover andare da questa parte, ma non posso fiondarlo. Let's go now. They're going to kill us. No, because they won't see us. Vabbè. Facciamo la run pacifica. Matthias, come. They got Grandad pretty bad. Shit. Alicia, the house. No. Fast, Grandpa. Oh, looks bad. Dad will be back from the market any time now. So badly. Yes. Watch over him for now. We could hide here. They'd find us. We have to keep going. It's a bloodbath. Lord. Why, just stand there whining. There may still be some of them around. Go help the others. I don't feel well, Matthias. I don't give a damn. It's... whatever. La camomilla. Anche un po' di valeriana proprio nel caso. È proprio. It's the last time they'll come here. I tell you. You don't have to kill all of them, you lunatic. RB per aprire il menu. Just need this damn work. This. La cassa degli attrezzi. Is someone still hiding? No, non c'è nessuno. Ciao. We get back to the cart. We get away from this place. Mommy will be so angry. We just won't tell her. We'll leave as soon as we get to the cart anyway. Where's that little shit now? Sì, ma qui stanno facendo qualcosa di... This is all on you! We're going to have to climb up. Quietly. Donna! Come? Dove salire? Right now! Beat the life out of you. Di là? Ma forse questo è il lavoro di Tonin.
No, aspettate, allora io devo distrarre il tizio in qualche modo. No? Quello me vede sicuro. Manco per il cavolo. Allora, visto che si sta facendo i fatti suoi. Così? Troppo facile. Ciao Leonida, adesso Leon. Merda, no! Il mio bellissimo Yugo. Come stai, Leon? Subito che si fa riconoscere. Allora, un attimo che mi devo concentrare perché già ho iniziato col tutorial malissimo. Wait. Ma giusto cosa? Yugo il cuoricino di tutti noi. Mi ho fatto fatica a riconoscerti. Infatti, diglielo, morrò, che cavolo. Ma oh, fuck! Distrai! What the hell? Let's go! Non ho visto niente e nessuno che lanciava. Yes, we have to be more careful. No ragazzi, questi non allevano le api perché non ucciderebbero le persone altrimenti. Non ce ne sarebbe motivo. Comunque davvero io non riesco a capire se si vede bene oppure del merda. Ah, sì, cosa? Via. Ok, vaso. Ok. Signore, un vaso! No, dai. Ora non scherziamo. Ma vai a controllare? Non ci sono più le guardie di una volta. Qua non è una guardia, insomma, avete capito. Yes. Ottimista, no, Yugo. Maybe there's another way. There's a hole. Yes. I can go. Dove? Off the other side. I wish you didn't have to. Allora, LB. Oh, ok. Non vedevo il buco, ragazzi, è assurdo. Le opzioni. All right, but be very careful. Don't worry. Ma Tony è uno di loro, 100%. No, adesso dobbiamo fare una cosa. Se ce lo lascia fare il gioco. No, mannaggia. You were Dad's biggest mistake. But I will fix it. Stop! Hugo, stay behind me. È uno di loro. We got lost. We're leaving. Just let the boy go. You hear that, Remy? Quello sarà il fratello maggiore. No, we just arrived. Listen, it's our fault if he was late. You have no right to be here. Remy, you handle it. And don't disappoint me. Oh, merda. But the boy. He's the right age to learn. You shouldn't have come.
You don't want to do this, believe me. You talk too much. Oh! Schiaffongi! Aio! Ecco, adesso arrivano i sorci. No? Senti, non mi toccare Ugo. Attenzione, attenzione, attenzione. Eccolo, Yugino, con il potere dei sorci. Ciao, Faze. Ciao, Damares. Sì, è il salvataggio automatico. Come state, ragazzi? Tocca a te, amica. Chi smimicia? Ma veramente i colori sballati sto gioco. Amicia? Guardate quanto è puccioso, come fate a volergli male? Don't hurt me. Where are we? No. It's starting again. I need help. What? Mi dire che adesso inizia a controllare anche gli aquilotti reali. Potevamo controllare Yugo? Sì, ragazzi, non mi ricordo. Maybe he knows where they are. Sto bene, Faze, grazie. Volevo anche ringraziarvi, ragazzi, perché mi ha detto Imiko che avete segnalato all'epoca il tizio che mi ha rubato il canale. What? Oh, what is this place? Amicia? Mommy? Lucas? Vicino a vedere Yugo così. Please, please. Stop screeching and help me. Help me. Find them. Help me. No, not that. Leave me alone.
Wait! I'm coming! Dai, ma non potete rovinarmi questi momenti, queste battute! Leon! Esci da questo corpo! Oddio. No, basta, super ban istantaneo. Comunque sì, ragazzi, è capitato giusto un paio di giorni fa che mi hanno rubato il canale YouTube, ma si è risolto abbastanza in fretta. Is this dying? I don't want to die. Ora si cura. L'acqua santa. It's going away. Fatti il bagnetto, Hugo. It's the water. You saved me. Thank you. Guardate che sono proprio colori sballati completamente. Assolutamente, Moro, assolutamente. Banname, banname. Look who's awake. Did you sleep? Quindi era solo un sogno? I was dreaming. Direi. Where are we? Was it your island dream again? Yes. Quindi non è la prima volta. And then there was a big bird that saved me. What happened, Amicia? At the farm? We were playing by the river, remember? But you felt very tired all of a sudden. So I carried you back and you fell asleep. Non it's è vero. Probably just a lack of salt in your blood. But, Amicia... It's been a long trip, Hugo. We're all exhausted. But the Red City's at hand. Ovviamente gli stanno nascondendo che hai evocato di nuovi topi. Sicuro. From the Order. They know the macula very well. They've been studying it for centuries. Yet they didn't come to help us in Guienne before we had to flee. They didn't know the Inquisition would come after us. They are ready to welcome us now. Let's hope they'll make up for it then. They will. The macula's not just in Hugo's blood. It concerns everybody. And it can change everything. Però è l'unico che ha questo superpotere. What's that? I don't know. Be careful. Let's see. Hello there! Hello. What's going on? We're looking for a boy and a girl. What did they do exactly? They trespassed on a family's property. There was an argument and men were slaughtered. The younger brother witnessed it. Oh, that's horrible. I hope you find the culprits. Oh, I do too. The boys are my nephews. Mother, we need to leave. Now. Yes. Sorry, we still have quite the road ahead of us. Hello. We won't take long. Bye-bye. It's them. Come here. No, wait. No! Amicia! Oh, merda! Don't let her get away! I know you're in there somewhere. Show yourself. My sling. Oh, still on the cart. Porca trota! Perché le sezioni stealth? Let's extend the search to the fields. Yes, come away. Cioè, ma nessuno che controlla l'erba alta. Rincoglioniti. The guard. They need you. Hugo needs you. Right. It must have gone down the hill. Move fast. Unseen. Careful. You can do it. Ho capito! Mi metti ansia, Amicia! Oh, che cazzo! Let's try cutting off their heads. We'll call a priest if we must. Keep going. Ha
aspetta un attimo, devo capire la strada. That must be their work. Suca maledetto. No 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 no. Don't worry, I'll still find you. La pecorella. Tutto a posto qui, sì. Quanti cazzo sono? Merda. You killed my son. Burn. No, no, no. Run. The house. Oddio santissimo. Ma perché questo si mette sempre nei guai, sempre? Oh, ho visto tanto. LOL. Bellissimo, sei morta. Ma più culo di Lara Croft. Get to sleep quick, quick. Come on. Yes. Era già equipaggiata. Fuck. Non c'è altro. Ma quanti cazzo sono? Ma vi ammazzo tutti, io bastardi. Sopravvivere e questa mi ha appena dato della stupida. Brucia! Comunque la madre di Hugo e Annie è sempre una grandissima gnocca, LOL. Cioè si mantiene bene, cavolo. Sarà quella che porta sfiga. He's still breathing. It's the shock. It's over. It's all right. It's all right.
è iniziato benissimo, un po' deludente perché ancora nessuna disgrazia, solo qualche guaio così, insomma, niente di che, un po' di sfiga. Per ora. Chissà quale sventura ci attende. I can't believe we made it. Are the people nice here? Nobody will attack us here, Hugo. This town is under the protection of the Count of Provence. He's a very powerful lord. I must say this. Nessuno ci attaccherà qui, Hugo. Una freccia. Are you sure the alchemist is waiting for us? Well, Magister Vordan told me he'd prepared a house for us. An entire house? Yes. The Order is very old. They own houses and much, much more. They built your mother's laboratory, and even the Chateau d'Ombrage, remember? Yes. It's nice they give us a house. That's because you're very important to them. Ma guarda che bellino! Would His Majesty allow us to enter the city by his side? I allow. Ah, il tizio Lucas era l'allievo dell'alchimista che è crepato, se non sbaglio, nel primo l'abbiamo trovato malato, forse. Lo porti Bayonetta 3? Per il momento no, perché non credo lo comprerò subito. It has a phoenix weather vane. Understood. And be very careful. Find anything you like? I like everything here. Come, there must be plenty of other things to see. Where do we start? Well, what do you want to see? Everything. We'll try. Ma non parlano dell'accaduto, di cosa stavano facendo i tizi, niente. Come se non la fosse. Ma sbaglio, gli animali sono rimasti super dotati qui in questo gioco. C'è Coco! Dov'è Coco? Niente, non riesco ad inquadrarli bene, ma ricordo delle cose enormi. Cosa ricordi di Plague Tale, Gilla? Le palle di Coco. Ok, tutto molto bello. The Count Victor of Arles welcomes you all to the yearly fair of St. John. Enjoy goods from our region. Sì, ho sentito della vecchia doppiatrice. Make deals at our fish auction and try your skills in a free session of a shooting game. Tomorrow's event is the long-awaited cow fair. Purtroppo è un discorso molto delicato e bisognerebbe approfondire, ma vedere anche a cosa da dire Camilla, Nintendo e tutto il resto. A me dispiace per lei. Comunque, se devo essere sincera, la nuova doppiatrice è brava, ma io non riesco a sentire Bayonetta con la nuova voce, perché non è abbastanza, secondo me, profonda, calda come quella vecchia. The closure is just a precaution because of the arena pigs, you know. Oh yes, I heard all the livestock from the whole arena is gone. Dead sick. It stinks like hell over there. Sì, su certe cose un pilone stronza sì, anche perché a me allora intanto ha dato fastidio quando, non ho visto tutto il video ma ho letto insomma la sua dichiarazione, quando ha detto boicottate il gioco e quei soldi donateli a enti caritatevoli, insomma, se ti avessero invece pagato bene quei soldi li potevamo spendere senza donarli agli enti, scusate. Questa mi sembra una gran stronzata. Questa cosa proprio mi ha dato un fastidio tremendo.
che è successo con sta Chris. Allora, Monroe, praticamente la doppiatrice di Bayonetta, la prima, non quella del 3, quella dell'1 e del 2, ha detto che ha rifiutato di doppiare Bayonetta 3 perché Nintendo le ha offerto solamente $4,000. Oggettivamente, secondo me, sono molto pochi, $4,000. E quindi... ha deciso di non doppiare e ha sofferto di depressione per questo motivo. Infatti poi Nintendo ha deciso di ingaggiare un'altra doppiatrice. E in parole povere ha detto di boicottare il gioco e di donare i soldi altrove anziché appunto comprarlo. E diciamo che si è fatta anche un pochettino portavoce di tutti i doppiatori. Ah, questo non lo sapevo, che la nuova tizia non sarà brava come lei. No, devo dire che allora è molto brava, però sono abituata a sentire Bayonetta con un'altra tonalità di voce. Ecco, questo sì. Però, insomma. Non lo so. Oh, look up there. The house with the weather vane. That's ours. Right above the market. Yes, the view will be amazing. Mi ha lasciato alquanto sconcertata il fatto che appunto Camilla ha dovuto chiudere l'account. No, glielo hanno chiuso se non sbaglio, non ha dovuto chiuderlo lui per tutte queste cose che stanno succedendo, perché appunto i fan di lei hanno iniziato a dare contro Camilla e tutto il resto. E il fatto che lui abbia detto che praticamente le ha detto solamente cazzate, comunque non ha detto la verità, e per adesso lui non può aggiungere altro. Quindi chissà cosa c'è sotto, ecco. Non posso esprimere un parere oggettivo non sentendo entrambe le campane, però posso dire che alcune dichiarazioni di lei sono abbastanza fastidiose e anche tristi. Però allora, io l'ho vista nel video pochi secondi e a me ha dato l'impressione di una persona che sta poco bene. Se la guardate in faccia, se guardate i suoi occhi, secondo me non sta bene. Ma lady, why not change your hairstyle? Thank you, but I like it like this. Ma d'altronde l'ha dichiarato anche lei, di soffrire di depressione. Well, thank you, sir. Come on! This time I'm gonna break your arm! Sì, infatti, Monroe, io ti do ragione. Lei secondo me si è tirata la zappa sui piedi perché ha detto cose che magari non doveva dire. Magari dalla ragione è passata al torto con certe dichiarazioni. Ah sì, perché noi prima raccoglievamo i fiori in giro. Erano collezionabili. Vorrei un piccolo yoga. Scommettiamo che daranno fuoco al villaggio. Loots, the finest. Che è un mandolino? Thank you. Non lo so. Do you know how to play? Un coso? No, non è un banjo. Non lo so. She's a good shot. I could play. I'd love to. One day I'll learn. Ellie 2.0. Esatto, Monroe. No, FaZe, sicuramente non... Sicuramente, molto probabilmente, ecco, ci penseranno due volte prima di darle del lavoro. Perché comunque hanno visto che è una persona problematica, tra virgolette, che comunque ha violato degli accordi.
Poi non so se è vero che è anche, diciamo, mezzo spoilerato il progetto dello spin-off di Bayonetta con cosa, con Gian. I love this place. Me too. They keep you on duty all the time. I know. That's just how it is since the Count gave the captain more power. Chi sarà il capitano? Ok, questa non è casa nostra. Casa nostra dovrebbe essere... Non lo so. I don't know. Sì, perché se è vero, io non l'ho letto, non ho letto tutto. Quello che ho capito ha detto appunto che c'è in progetto, più che altro ha detto di boicottare anche il futuro spin-off con Jean. Quindi nel caso lo ha spoilerato. Molto probabilmente passerà dei guai molto seri. A meno che non si aggrappi poi alla scusa della depressione e tutto il resto. Non lo so come funziona onestamente. You know what? I'll put you up on my shoulders, all right? Oh, yes, please. Here we go. You're feeling all right up there? Yes, I can see everything. Yay! Yeah! Ma che bellino! Vabbè, è capitato a lei, quindi sì, lei ha potuto parlare, forse penso perché le è capitato, ma non è stato sicuramente il modo migliore di farlo. Alright, young man, we should go see that house. Oh, already? Yes. Mother must be waiting for us. I wish we could stay a bit more. We'll come back. Personalmente io non boicotterei il gioco comunque. Potessi lo comprerei subito. Bad things? Everything that's happening outside. I think they do know. They non per quel motivo, anche perché appunto come dicevo prima non ci sono le prove di quello che ha detto. I hope I can see the market from my room. A king's room, of course. Of course. Hey, someone's had a long day. Forse ci è rimasta male anche che anziché farle un'altra proposta, anziché che ne so, $10,000, ti diamo $10,000, hanno preso direttamente un'altra doppiatrice. Secondo me quella lì l'ha fatto, questa cosa l'ha fatta rosicare di brutto. Poi lei si è avvalsa anche del fatto che Bayonetta ha venduto tot milioni, eccetera, eccetera. Però secondo me non devi basare il tuo salario su quanto è famoso un prodotto, penso. Se sei brava ti devono pagare tot, no? Perché, che ne so, ti sto doppiando Bayonetta, mi dai $20,000 se ti doppio... Ciccioccoso, me ne dai due. Esatto, se mi va bene lo prendo, altrimenti no, sono libero di rifiutarlo. Ma ci sta anche che lei ci sia rimasta male di essere stata sostituita, Ripeto. Ha sbagliato i modi di dire le cose. Ma troveremo casa nostra prima o poi. Thank you.
non saprei, Faze, però ad esempio ho letto di tweet di altri doppiatori, non di Bayonetta, no? Di altri giochi, anime, eccetera, che anche loro magari dicevano che, ecco, magari hanno doppiato cose Nintendo e anche loro sono stati pagati poco, mentre doppiando altra roba sono stati pagati di più. Ho letto i tweet del doppiatore di Revali, come si chiama? Revali, insomma, dell'Aquila di Breath of the Wild, di uno dei campioni. Lui diceva che appunto doppiando quel personaggio Nintendo gli ha dato tipo poco in base alle ore che ha lavorato, mentre per altri progetti gli hanno dato molto di più. Ah, dici tu, setta Face, danni sordo al lavoro, mi compro bene tre. Sì, no, dico la verità, è per un fatto di soldi, ma anche per un fatto che onestamente, se devo essere sincera, non mi ha convinto al 100% quello che ho visto di Bayonetta 3, i trailer, per questo anche non sto fremendo. Vedrò poi, più in là magari. Ma Cory Barlog, se non sbaglio, appoggiava la tizia, anche se non direttamente, cioè ha quotato i post di lei e comunque diceva che i doppiatori devono essere pagati bene, perché anche merito loro, se il gioco con quel prodotto ha successo, sicuramente ha ragione. So how was it? They've got everything. It's true. We'll have to go back all together. Sure. E anche il doppiatore che dà carattere al personaggio, no, raga? Look at that. I think we can call it home. Yes. Home. Durerà pochissimo questa cosa. Ma molto molto poco. I'm glad we came. No, ancora no, Moreno. Needs to take a nap. Stavamo parlando di Bayonetta 3, della doppiatrice, dei casini. Che cazzo, non vedi l'ora, non vedi l'ora, ma tanto succederà molto presto. Ooh, it looks quiet. And it's less hot here. It's nice. Ready to come inside? Yes, lead the way. We're home, Hugo. Our new home. Let's take a look around. Mm. Yes. All right, we'll do that later. Mother, where's Hugo's room? He's exhausted. Upstairs. The bed is ready. Thanks. Come on, you sleepy beast. Ma le pareti stanno per cadere, praticamente. Stanno per autodistruggersi. You must come, Amicia. Come where? The island. You'll be healed there too. Healed? Well, that would be nice, I'm sure. It will be. You're thinking too much. Sometimes it's better just to trust your feelings. I'm trying, but I get stuck in the logic of it. Substances obey natural law. The macula does too. You don't need logic, Lucas. You just need to be human. Maybe I'm just not very good at being human. You are. This is why you have doubts. Amicia! He had a nightmare. The macula. It's the shock. What happened today must have woken it. We had 6 months of respite after he passed the second threshold. But the balance of his blood is very delicate. Amicia, go with Lucas. Magister Vaudin is somewhere in this town. Find him and tell him to come quickly. Right away.
Amicia. I know. We'll be careful. Ma secondo voi chi crepa prima, la madre o Lucas? No, secondo me crepa Lucas. I should never. It's not your fault. How can you be so sure? You can't control what happens in his blood. Sì, ma non erano semplici contadini. Pushing the carrier through different thresholds. Will this Magister Vodan really help? The Order has been studying the macula for centuries. If they can't, I don't know who can. Lord, protect him. Why hasn't Vodan shown up already? I think he's just being discreet. The Order works like this. Someone must know about him. Let's ask around. Here, a town guard. I'll ask him. Hello. Excuse me. Entrambi. Would you know the whereabouts of Magister Vodan? I've heard of a Sir Vodan, not a Magister. Try the marketplace. There's a couple of florists there. I think they deal with him from time to time. Thank you. Andiamo avanti. Good. That's a start. I should have known. Of course he doesn't go by his order's title publicly. We came by the florist earlier. It's somewhere around this marketplace. Non poteva mettersi un cartello, io sono come mi chiamo. Hello again. Oh, it's you. Looking for flowers for the little one? Actually, I'm looking for Sir Vodan. I believe he's one of your clients. He's my husband's client. He's the one who deals in medicinal herbs. Oh. But Morton should be right by the fountain. Just tell him I sent you. He's wearing a brown tunic. Brown tunic. Thank you for your help. La fontana. Let's hope he tells us. He will. La signora è diventata una statua. Che sia lui? Excuse me, sir. Your wife sent us? Now what does she want now? I'm busy cleaning this mess. It's not for her. We must find Sir Vodan. Him? Well, he doesn't like to be bothered. Just like me. Tutti molto amichevoli. My brother is very sick. We need him immediately. All right, all right. I don't know precisely where, but I think he lives close to the arena, down there. Don't tell him I sent you. Don't worry. Thank you. Right, let's not waste time. L'arena laggiù. The arena district. That's a lot of houses. How are we going to find him? There's mischief in the air. I can feel it. Signora. Sapesse. It's a slum. The order's not poor, so what would a magister be doing here? Probably hiding? Probably. Amicia. That symbol on the wall. The order? Yes. He's in here. No one gets in. The arena is off limits. Why is that? Because the Count of Provence said so. Get going, please. Listen, I really need to pass. It's all right. Come. We'll go around the arena. Oh, Jesus. Che parto. Now's not the time to argue with soldiers. Let's look around. Ma hanno tolto le palline a poco. A tutti i cochi. Che tristezza. Forse sono coche. Vabbè. Mi posso arrampicare? No, devo fare il tour. Yes. Ok. Perché arrampicarti se ci sono le scale, Gilla? Io non comprendo. So, ready to break the law? Absolutely. Come on. E adesso? Is it? The bite, yes. They've locked the arena down. They let them die here. It's starting all over again. Not starting. Spreading. Hugo. We brought it here. Let's find Magister Vodan. Vabbè, ma loro... If he's not dead already. Sono morti prima dell'arrivo di Hugo.
I can't believe they left them to rot here. These people look poor. They must be from the slum outside. How come nobody noticed their disappearance? Maybe nobody cares. Maybe. Ma è tutto here. Molto losco. Another symbol. Well, let's get in then. You think the symbols will lead to him? Yes. Look, an opening up there. There must be a way to climb up. This could help. I'll give you a hand. If Odin's here, he's in trouble. He knows the bite. He must be avoiding the sink. Lucas, if all these people here were bitten, it means... Maybe not. A sick person could have brought it inside the city. Ah, potevo... No, sta... L'altro lato, l'altro lato! Jesus, vabbè, andiamo così. Che te devo dire? Fai quello che vuoi, amicia. Fai quello che vuoi, to. Ti passo il controller. In the world, just talk to me. Please, let me go. That brute is not a soldier. He's dressed as one. A single coin. Oh, how many are there? Man, if I find him, I could ask for a reward. Amicia, he'll see us. I'll make him move. Thank that bastard count for letting you die like a dog. No, cosa fai? Sei pazza. Io non sono stato. What did I hear? So, any sign of the doctor? Oh. Nothing yet. A doctor? No. No, Vodan's pretty good at hiding, I tell you. Lo stanno proprio cercando. Chissà per quale motivo. Cioè, questo ci ha invitato qui per farti praticamente ammazzare. Ah, someone will find him. Allora, il vasetto. Ma dai! Entra! Cosa? De culo. Dio. Please, no. Ma come fanno a non prendere la peste? Tumori vari. Let's find something to get up there. Oh, quick. Oh no. L'ebola. We must have some sort of half cut here. But it's not high enough. I think they were moving the bodies with it. Oh, that cage up there looks the right size. It's full of bodies. Oh. Don't look at them. Sp-
aspetta, dove cacchio? Che schifo. Oddio, ma il maiale sta mangiando quella schifezza. Quello lo devo spingere avanti, no? Let's push it. It's a massacre. We brought it here. We condemned them. It's still going on in Guyenne. It's already spreading. Yes, ma non l'hanno portato loro, scusate. A me sembra una cazzata. Non è una cosa accaduta adesso. Seguiamo la scia, va. Ciao David, alla prossima. Ma sì, ma ieri fanno abbastanza schifo. Let's go, quick. There's so many dead already. Like it's one step ahead of us. Yes, but none of them look devoured. Look, I think they were keeping count of the dead. They left a knife. It's stuck. Come on. Una nuova arma. No. Well, let's keep going through there. You don't use blades against people. I did. I had no choice. A blade is silent and quick. It's what we need now. Okay. All right. Allora no, è proprio un'arma. Credo. Ma io qua non... Ma adesso è troppo buio per voi, forse. O sbaglio? Un attimo, vediamo se riesco a sistemare. Proprietà. Configura. Ditemi se è meglio così come ve lo sto impostando. Come no, si vede bene, benissimo. L'ho fatto leggermente più luminoso, io lo vedo più luminoso. Però vedo i colori più accesi nella live che sullo schermo mio. Se non va bene così me lo dite che lo rimetto come era prima. Over there, another symbol. Good, but Lucas, if these people fell ill, it means some must have been bitten. I've seen no signs of attack. Not yet. Anyway, let's go. Mi è appena venuto il flash del bordello dei puzzle con i topi. Sound good. Hey, crows! Anybody want some roasted bird? Archer, up there. Merda. You just shot dead body, you idiot! Lol. They moved right when I shot! Stop playing and keep your eyes open. Or you'll be explaining to Arno why we're empty-handed when he arrives. Arno. No, Arno. Non lo so. Lui, coso. Allora, lì c'è il tizio. We come here looking for a damn alchemist. We find a mass grave.
It's fine. Let's just stay here waiting for death. Cosa? Who's there? Nessuno! Damn it. Ma porca di quella! Ma Lucas che sta fermo? Oddio. Prima morte, ma io non l'avevo visto. Ma con la fionda quello è il coso, lo so. Cos'è? No. Oh, Dio Cristo. È vero che quello è il coso. Sono morta di nuovo, seconda morte. Merda. Merda. Il coltello sì, è un consumabile, lo posso usare solamente una volta. L'utilità di Gesù Cristo, esatto. Seconda morte. Mi vede quello, mi vedono tutti. I know what I'm doing. Ma che sai, non sai un cazzo. Dio Cristo, la terza morte. It's just the beginning. Non ho capito come devo fare questa sezione senza che nessuno mi veda. No, è rimasta un'altra cosa. Allora, distraiamo il tizio, magari prima questo. Poi. No, questo mi vede subito. Ma so quello che faccio, cosa, che non so niente, non sai. Vabbè, contatele voi le morti perché io proprio ho già perso il conto. Mi vedono tutti. Questo mi vede. Ma forse... Perché prima mi ha visto e adesso non mi ha visto? Ora mi vede l'altro. No, mi seguono fino all'infinito e oltre. Che cacchio fa? Mi ricordo che comunque quelli con l'elmo nel primo in qualche modo li potevo ferire. Non ho pugnali più! Non ho pugnali! Totalmente inutile. Mi sa che mi conveniva fare un altro giro. Esplorando la zona prima di morire di nuovo. Non so se mi
conviene poi. Sotto c'è un'altra strada. Wow. Per salire su. Beh. Guarda lì che sono arrivata io. Anche se sto qua non... Oh no! Niente, se non li ammazzo comunque se non sono stealth. Amicia, no! Forse mi conviene fare il giro. Ciao Frasek! Sto morendo malissimo. Get it together. Che Cristo. Ammazzami. Ah, c'è il contrattacco col coltello. Comunque lì ho visto un passaggio. Giro da sotto. Sì, ho visto un passaggio lì, tra le cose. Il problema è che quello mi vede. Facciamo questo giro qua. Così non dovrebbe vedermi. Forse. Must have imagined it. Infatti. Che mi ha fatto partire direttamente là sopra? They haven't found Vodun yet. He's smarter than them. He's alone. They'll catch him eventually. And if they do, Hugo's lost. You're right. Signore, può andare da quella parte? I heard something. Alright, I must be hallucinating. Oh, così è easy. Voglio ste parti, chi lo dici? Scarlatto violetto quando esce. Vedremo se lo comprerò perché ho annullato il pre-order. Ho deciso di aspettare prima di comprarlo perché non mi fido più. Dopo l'inculata pazzesca e 50 euro per me buttati di diamante remake, preferisco aspettare. Visto che a me non è piaciuto. Devo essere sincera, ho hype per The Callisto Protocol. Quello onestamente sbaverei per portarlo subito. E da quello che ho visto, onestamente mi ispira più The Callisto Protocol che il remake di Dead Space. Anche perché alla fine Dead Space lo conosciamo già, no? Sappiamo com'è. Callisto, anche se oggettivamente sembra molto Dead Space, comunque ispirato a Dead Space, d'altronde il creatore, cioè l'ho fatto il creatore di Dead Space. Però ecco, mi ispira molto di più. No, Solstice, forse con gli sconti poi gli darò una chance. Non lo prenderò subito. Callisto lo prenderò sicuramente. Bravo, buon intenditore.
Sembra veramente tanta, tanta roba. Ma non ti devi girare da questa parte, a stronzo. Vabbè. Good. All's clear. Sì, sì, lo so che sono degli italiani ad averlo creato, ma ho pure visto qualche gameplay, sembra carino. Però onestamente, a meno che appunto tu non abbia un lavoro e puoi permetterti di comprare tot giochi al mese, ecco, io non posso farlo e quindi se devo scegliere cosa comprare al day one, scelgo altro. Esatto, sono ricca e faccio la finta povera. In realtà sono ricca, ragazzi. Sono ricca, però sono tirchia. Sono tirchia. Che cosa, Faze? Devo vedere dove cavolo farò girare. Ma questo sempre è qua, sta. Perché se va là, io comunque devo andarci. In qualche modo ci devo arrivare. Lei si nasconde qui. Qui è tutto chiuso. Girare a fare ex, esatto. Sono così. Esatto, morrò. Sono una gilla T-Rex, sono tirchia. Dai, Faze, hai trovato un nuovo lavoro? Grande. Allora, facciamo che io ho l'ultimo vasetto qui e te lo lancio non da questa parte, ma sei scemo? Ma io quello lo voglio ammazzare, non so perché. Voglio vedere se posso killarlo senza farmi sgamare dagli altri, che mi rompe alquanto la minchia. Mi piace che lei dice che sa cosa sta facendo. Se io non li vedo, loro non mi vedono, giusto? Oh. Succate, dopo 50 morti, andate a cagare. The thieves, murderers, mercenaries, all the bloody scum that keeps getting in our way. Chaos rules our lives. They're part of it. And you're getting better at handling them. I see it. You were pretty discreet back there. Well, better to let live and not risk dying myself. Adesso ci sono anche talenti. No, qual è il tasto? L'altro, lol. Cautela. Lotta. Opportunismo. Opportunismo. Grazie a una maggiore comprensione dell'alchimia, Amicia crea munizioni alchemiche più rapidamente. Lotta. Consapevole di ciò che la circonda, Amicia può spingere i nemici nel fuoco verso i rati quando attacca in mischia, uccidendoli all'istante. Cautela. Amicia fa meno rumore quando si muove, risultando meno evidente ai nemici nelle vicinanze. Va bene. Più grande più puzzoni. Non si dice. Poi festeggeremo la patente di Faze. Dead bodies. What is this place? A hospital. I think they used to live here. No wonder they all fell ill. I can't get used to it. You don't have to. Sembra un piccolo Yugo. Morte, desolazione e devastazione.
Please tell me this is it. Comunque mi sembra molto meno legnoso del primo. Oh Lord! It's a whole city! The symbol! He's in that tower. He has to be. Lucas, crossing this mess won't be easy or quick. It's the order. A high magister would just live in a high tower, no? Let's just get there. Va bene. Posso dire che sto tizio ha già rotto tre quarti? La borraccia da ricchi, Moreno. Ora cadiamo, ci sono i topi. Oh merda, oh shit. Vai Crash. Can you stand up? Try to... Possibile che cadono sempre nella merda sti due? Oh cavolo. Please don't hurt me. Calm down. We're not with those men. You live here? Yes. I sorci. Valanghe di sorci. Mamma che schifo. Ma poi quante cavolo di persone abitano? Tu vivi qui, tu vivevi qui. Ciaone. As long as you have it, they can't hurt you. What do they want with me? Come to us. We have to go back up. The sun will protect us. Calm down, you're safe in the light. All right. Ora si spegne la torcia. Where did they come from? Madonna. There's more coming. A lot more. Keep moving. They're too many. Don't stop. Ignore them. Keep moving. Yes. Porca troia. Altro che torcia. Ci vorrebbe un incendio. Questo sfondano tutto. Mamma mia, che schifo. We've got light. We're safe for now. We're safe. We're safe. Calm down. Keep holding me. You think we can get out of this? We must. Let's go carefully. Ma qui ci vorrebbe Ugo. I knew it. I told you they were here. There are millions of them. How? How can there be so many already? Hugo, they're here for him. Madonna, ma è una calamità, Hugo. Cioè, io ti voglio bene, Hugo, lo sai, sei il mio cuoricino, però... Veramente. Yes. Tacci tua. Look, they're climbing. What? How? This is so bad. We get to that tower. Ci sono evoluti. Bring him back to Hugo and leave. My materials. I lost all of it in the fall. We'll do without. Yes. Please don't drop that torch. I think we can climb that wall, but I'll need my hands free. No choice. I can't believe we're leaving the torch behind. Nasty filth! What do we do? Dov'è? Cosa? Eccola! We'll keep a straight line. Yes, very straight. Non posso scendere? Very straight, sì. Lucas, when night comes. Yes. Nothing will stop me from getting out. Ah! Merda. Veloce!
really must get to higher ground. Fire's doing all right. For now. For now. Che ansia. Good. One brazier at a time. We can make it. L'altro dov'è? There's a ladder. C'è una scala. Il T per mirare. Yes, I can use it. The light doesn't reach the No, merda! Ma dai! Ma lo devi dire prima! Shit! Madonna! Ma lol, FaZe, io veramente non ho parole. Che persone di merda. The light doesn't reach the ladder. The lock on that chain looks weak. I see it. Yes, well done. Let's go, quick. Tu scherzi, ma sotto casa nostra fino a qualche settimana fa nel tombino c'era Stefano che sentiva grattare, ma per tanto tempo, no, per settimane, e siccome era un pochettino rovinato c'era una fessura, si vedevano gli occhietti del ratto che cercava di scavare lì. Era fatto la tana forse, che sì. Really? A beam? It's the only way. Right. Steady. Wow. All right. Just don't rush. Eccola. I knew it. Are you all right? C'è la corda. I'm surrounded. C'è la corda. Get to my ground, quick. Yes. Of course it had to happen to me. Ma sei a 4 metri di corda! They're coming after me! Stay calm! You're fine for now! For now! I won't let you down! You know it! Not bad. Aiuto come vicino! Vediamo cos'altro devo fare qua, non sembra strano. Qui c'è la scala, ma... ci sono anche le cose qua da infuocare. Ah, forse devo lanciarle. Ho capito! There you go! Thank you! I'll try to join you! I'll need a stick to get across! Sì, te lo lancio. Alright, be fast, be brave, and don't fall this time. You can do it! Don't panic! Too late for that! Poraccio, io mi sarei già cagata addosso, saremmo stati in parte. Thank you. Ma la prima ondata. Stop giving me cold sweats. Let's keep going. We're getting closer to sunlight. Maybe we'll get out closer to that tower. I can't wait to hear Magister Vaudan's plan about this. It better be a damn good plan. It will be. Oh no! We're going down again? We are. It's a joke. No. And Hugo's condition gets worse with every second we spend here. Your mother is with him. He should be fine. Madonna, sono quasi già passate 2 ore. No, but they were here not long ago. Mamma mia. Look at these bodies. Fresh. They're close. Careful. Altri topi, ci sono i bracieri. Oh. What is that? Rails in the walls. It looks like an elevator. It could be a way out. What is that thing? I read about this. It's an elephant. From Africa, Romans used them during circus games. It's enormous.
Look at its teeth. This is surreal. Yes. There's enough bones around. Let's get out of here. Verissimo, Moreno. FaZe! Stai giocando ad Overwatch? Mi sono tipo infognata di Overwatch in questi giorni. Allora, lì c'è una scala e poi... Vabbè, andiamo alla scala. Una... Assolutamente, ma io non ho nemmeno il tuo account. Ti ho come amico. Ragazzi, dobbiamo giocarci tutti insieme, cavolo. Ma voi da dove ci giocate? Perché io sono su Xbox. Non so se c'è il crossplay, onestamente. Forse con PC sì, con PlayStation non saprei. Logico installarlo anche su PlayStation, onestamente. I'm going to need you. Sure. Wow. Do you hear that? Io pure comunque faccio schifo, Moro, tranquilla. How many there are? We're stuck, Lucas! No, no. Look at the platform. The brazier. It looks big enough to light the whole room. How do we set it on fire? I don't know. Saltpeter, sulfur, alcohol, whatever we can find. Fine. These rooms are open now. Maybe we'll find something. Meat stock. We need a preservative agent, like alcohol. Maybe in that chest. All right. Let's try to keep these rats occupied first. No, don't fall. Thank you, Lucas. Allora, intanto partiamo col dire che io non ho mai giocato al primo Overwatch perché all'epoca non mi ispirava. Like this. E comunque ho iniziato a giocare questo e posso dirvi che mi dispiace per tutti i fan di Diva. Mi sta un pochettino sulle palle. Sarà per il doppiaggio in italiano, sarà che ogni volta fa la kamikaze del cavolo e mi fa esplodere e mi fa volare nell'oltremondo. Però mi sta molto sul cavolo. Non lo so, però è figa. Però a me non piace giocare come tank, piace giocare come attaccante e come healer. Grande FaZe. Non leggo e non sento, c'è il boss a dopo viamo. Ciao Ozma, un bacio, grazie per la sub. Grazie Ozzy. Almeno è passato per un saluto. La stessa doppiatrice, ok. Ehi, fa morire Ozma. Ozmino. Comunque, a me piace tantissimo giocare con Ash. Ash credo si pronuncia il nome. Comunque, la adoro. Allora, la doppiatrice inglese di Ash è qualcosa di sublime. Anche quella italiana mi piace, ma mi piace proprio giocare nei suoi panni. E poi gioco... ho provato a giocare con Sombra, però cioè, ho provato giusto ieri, È molto difficile giocare con Sombra, è figa, però è difficile, dovrei imparare a giocare con lei, per quanto riguarda gli attaccanti. Per quanto riguarda invece il supporto, gioco con Kiriko e con Moira. Good idea. Wasabi, fame, sono arrivati i gatti. Moira secondo me la devono nerfare perché è devastante. Troppo qui. Se volevo usare Anzo mi servono le mani, sì, perché bisogna mirare bene, avere una buona mira. Vive Tracer, ma manco Tracer sopporto, morro, ogni volta che me la ritrovo davanti non riesco a spararla,
cioè a spararle, scusate, in nessun modo, non riesco mai a beccarle, è troppo veloce, mi fa venire le crisi epilettiche quella stronza. Nel primo era peggio, Mercy era quello P. Sì, Tracy è un palinculo, ragazzi, è veramente... Anche se... Ok, riesco solamente a contrastarla quando uso Moira. Ma quando uso qualche personaggio in cui bisogna mirare e hai pistole semiautomatiche, non è possibile. Moira deve morire. E scarico lo Moreno, tanto è free to play. Lo puoi scaricare e poi magari. Lucio l'ho usato, è quello che la quello con che usa la musica, insomma. L'ho usato anche lui, però come healer preferisco utilizzare Moira perché è facile da usare ed è devastante. E Kiriko soprattutto come proprio curatrice, secondo me. Ma anche allora, se hai una buona mira e inizi a lanciare kunai, fai la devastazione anche con Kiriko. Ma perché Moira, cioè, non ha bisogno manco di mirare, stai lì con la mano a cavolo, basta che indirizzi bene o male dove c'è qualcuno, inizi a drenare vita, in 2 secondi è morto. E quando allora principalmente vorrei utilizzare gli attaccanti come praticamente il 90% di quelli che giocano forse a Overwatch, ma perché mi piace sparare, solo che ogni volta ci mette 50 anni a trovare una partita e quindi metto attaccante e supporto, e quando gioco supporto, ovvero quasi sempre, mi gioco con quelle due. Quando poi proprio mi devasto i coglioni perché mi va a fare sempre solo supporto, metto solamente attaccante e via. Esatto. No, ancora non ho le classificate, le devo sbloccare, mi manca qualche partita, ma perché ci sto giocando. Alicia, let's feed them. Ecco, facciamo così, ci sto giocando non tantissimo, nel senso che ci ho giocato un bel po' ieri e l'altro ieri, nei giorni precedenti no, perché la versione Xbox era piena di bug, quando si sbloccava un obiettivo ti disconnetteva dal server e quindi perdevi la partita, oppure aveva tutti i personaggi bloccati e potevo utilizzare appunto solamente tipo come supporto Moira, come attaccante Moira e qualcun altro, e Lucio, e poi non mi ricordo se c'era forse Mercy, e poi come attaccante c'era il soldato, forse non so chi altri, quindi mi ero un pochettino rotto i coglioni. Ecco, l'hanno sistemati proprio da un paio di giorni. Non ti conta tutte le vinte, probabilmente ancora hanno tanti problemi, FaZe. Good thinking. Vabbè, ma da free to play dovevano aspettarsi un boom di persone, no? Io vorrei chiudere qua la live, perché sono i gatti che sono arrivati e stanno rompendo i coglioni. E quindi dovrei andare a mettergli da mangiare. Più che altro, non so se li sentite. Sono tutti qua. Non so pure se rompi i coglioni io. Aspettate, devo cambiare. Ecco qua. Vado in diretta subito. Qua ci sono tutti i gatti che hanno iniziato a rompere le palle. Pino? Si sente il coro. Sto facendo il coro. Anche voi mi siete mancati, FaZe. Leon, hai visto le belve? Poi ci siamo aggiunti noi novellini. Ecco, vedi? Ma hanno lanciato comunque questo gioco che ancora, secondo me, non era affatto pronto.
Gli hai curato l'euro PayPal, ma come, Face? Com'è possibile? Oh, oddio. Face che prova a fare cose. No. La sofferenza è le loro voci. Ma capisci che mangiano in continuazione? Ogni volta sembra che non mangiano da mesi. E sono anche in anticipo perché loro mangiano alle 19. Bello, Pino. Come magna, ma fa casino anche Moreno, rompe le palle. Sono gatti. Sì, devo dire che 4 gatti sono troppi per me, o comunque sono molto impegnativi. Io ho detto, la prossima volta un gatto basta e avanza. Non ingrassa nemmeno. Oddio, loro, allora ce ne sono due che mangiano e ingrassano tantissimo, soprattutto Wasabi, quello bianco, appena mangia un po' di più diventa obeso. Ma soprattutto da quando sono stati sterilizzati, gli diamo anche, insomma, mangimi appositi, no? Tra l'altro Wasabi, che ha anche il problema delle urine, lui deve mangiare altri cibi e ci costa anche un occhio della testa. È vorace. Io non lo sopporto più, povero cane. Che c'è, Pino? Oddio, ci apprezziamolo che sta leccando Pino così a cavolo. Ve lo faccio vedere. Ma fine che adesso lo morde. Che dolce, allora apprezziamolo, ti sembra dolce, è un bastardo. Ogni volta li aggredisce, allora Wasabi adesso ha una ferita così praticamente sulla schiena perché è stato prezzemolo. Rompi i coglioni a tutti. I compari di Ugo. I sorci. No, basta Moreno, basta. Allora, qualche settimana fa ho avuto il lapsus di prendere un altro gatto, però non... No, meno male che Stefano si è opposto. Non... No. Non li sopporto più io. Cioè, quando iniziano a fare così, sono veramente... Oppure quando iniziano a giocare tra di loro, perché non giocano, sono semplicemente delle belve che si rincorrono, si mordono. L'altro soffia, urla, pure di notte. Quindi, ecco, è una rottura di coglioni. Sono felice di non avere animali in casa. Ora, più che altro uno, secondo me, va benissimo. Però quando iniziano ad essere tanti, anche perché ognuno ha il proprio carattere. Magari c'è Mimì, quello là dietro, che è tranquillo, tranquillissimo. Il poverino è quello che sempre viene aggredito. Sta sempre per i cazzi sua, mangia anche il giusto, non rompe i coglioni agli altri per il cibo. Ecco, un gatto così, quando vuole ed è in vena, viene e si struscia, fa le fusa. Lui è il classico gatto di casa. Gli altri invece sono delle pesti. Il Pipo a vicenda. Il Pipo ormai lo usano solo per pisciare. Manco un pesce quando io ero da sola. A me piacciono i pesci, ma non li terrei mai perché puzzano. Anche se l'acquario, con il come cavolo si chiama, secondo me puzzano. Anche le tartarughe. Sì, gli animali che stanno in acqua non mi piacciono. Non mi piacciono nel senso da tenere, da allevare. Sì, poi devi stare sempre a pulire, madonna. Oddio, pure con i gatti devi stare a pulire, le lettiere. Le pulisce Stefano e fanno una puzza che non vi dico quando vanno in bagno. Pare che cagano amianto.
mercurio, non lo so, sostanze tossiche. Non andava. Quale? Quale phase? Ma ti conveniva controllare la lista prima, perché c'è tutta la lista online, se non sbaglio, dei giochi compatibili. Tenchu Z, sai che l'avevo visto anche io anni fa, lo volevo prendere, tipo costava 8 euro usato al GameStop. Poi non l'ho preso. Vabbè, lo terrei come ricordo, dai. E se non sbaglio Tenchu Z, oddio, non so se è quello là dove ti creavi tu il personaggio oppure c'era Rikimaru sempre come protagonista, mi ricordo. I piranha, oddio. Prendere una 360 solo per giocare a Tenchu Z. Ah, allora è quello. Forse per questo poi alla fine l'ho preso. Allora, non so se è salvato. Allora, facciamo così. No, forse è meglio se ci fermiamo qua. Forse è salvato poco prima. Ci fermiamo qua. Io lo chiudo. Oggi devo farmare i miei punticini in Overwatch, quindi stasera ci gioco sicuramente. Ci gioco con Stefano e con Gineccia. Voglio arrivare almeno al 55. Non ho fatto il pass perché non ci sono costumi e altre cose dei personaggi che mi piacciono, quindi. Giusto per parlare un po' di Overwatch. Corri, Face, fuggi, che hai Moreno attaccato alle chiappe. Volete sorda? No, Overwatch. Sì, ci dobbiamo organizzare e poi facciamo le partite dei nabbi dove ci devastano in 2 secondi. Prima o poi faranno gli eventi per i costumi, dici Monroe? Io ho sbloccato quelli su Twitch, lasciavo lì a guardare gli streamer con i drop e ho preso il costume di Kiriko e altre cavolate, così. Purtroppo non si può sbloccare nulla, ho visto, se non paghi. Ma è anche vero che è un gioco free to play, quindi penso che adesso puntino molto a questo. Ho giocato mesi fa anche un bel po' a Cosola, a Fall Guys, qui su Xbox. Mi sono divertita, ho vinto qualche corona. Devo vedere se ci sono, se hanno un calendario Monroe per Overwatch 2. Mi è passato qualcosa a Stefano, ma era semplicemente di cose tipo season pass, non è season pass, vabbè, quello là come cavolo si chiama, Reverse, scusa, aspetta, Leon, ma era il gioco DLC di Resident Evil Village. Reverse. Sì, perché all'epoca lo hanno dato a chi ha comprato Reverse. Certo, lo prendo day one, guarda. 20 copie. Per esserne certa, sai com'è? Magari una si rovina. Non ho ancora preso nemmeno Village. L'ho giocato perché me l'hanno passato, ma io non l'ho comprato e non lo comprerò. Regalano una skin di Keyface, si sa già? Ma perché Leon, tu lo comprerai? Reverse? Rivelazioni. Se mi piace Village o Reverse? Allora, di Reverse ho visto poco o nulla, quindi se è lì gratis magari lo provo anche. Ma sicuramente non lo compro. Per quanto riguarda Village, mi è piaciuto il 20% di quello che ho giocato e il resto mi ha fatto schifo. Del Reaper? Che cavolo però. Non lo uso il Reaper. Sì, era legato, cioè, a chi lo davano, a chi comprava Village. Non so se era una cosa legata alle prime copie di Village e adesso magari no.
quindi lo devi comprare a parte se non hai comprato prima Village, non lo so. La skin da pirata. Oh, io piglio tutto, FaZe. La cosa è a gratis, la piglio la skin. Però me l'appendo, insomma, al collo. Sì, ho visto il DLC di Rosa, anche quello non. Scusate, ragazzi, non mi piace. Non mi piace nemmeno Rose. Non mi piace, no. Village mi ha fatto schifo. Dopo la morte di cosa? Della Dimitrescu mi ha fatto schifo. C'è chi è esaltato per la parte survival di là, come si chiamava l'altra casata, quella, non so se era italiana, non mi ricordo manco più, dove c'era il feto gigante che ti inseguiva, che magari si sì, è giocato la prima volta, però poi onestamente, poi hanno fatto un'accozzaglia, lo dirò sempre, hanno fatto un'accozzaglia di roba e messa lì in Village. Rosa è poco più accettabile della madre. A me ci sta sul cazzo dal finale di Village. Questa capoccia hanno. Comunque, non so se lo sai, se hai sentito prima, domani? Dopodomani c'è l'annuncio di Capcom. Fanno la live di Resident Evil, annunci Resident Evil, comunque. Cose su Resident Evil. Ma stasera quello di Konami? Ragazzi, ma avete visto che Konami ha ufficializzato cose nuove su Silent Hill? E forse stasera alle 23 nostrane ci sarà la live? Io nel dubbio gioco al 6. Leon, posso dirti una cosa? Che forse è più divertente sparacchiare Resident Evil 6 che a Village. Io manco l'ho finita, la modalità mercenari di Village non l'ho finita, la modalità del mercenari di Resident Evil 6 mi divertiva almeno, dai, in coop, con Greta. Che saluto, Greta, Madonna, non mi faccio sentire da 3 settimane, poverina. L'ho mollata lì perché praticamente è capitato che ci siamo sentite per il mio compleanno, mi ha fatto anche il regalo che ringrazio, non me l'aspettavo. Solo che poi è stato male wasabi e quindi giornate di merda, settimane di merda. Poi e mi hanno rubato l'account. Poi, insomma, un periodo un po' di merda. Sì, ho visto Faisal. Voi dovete sapere che io mi faccio i fatti degli altri. Insomma, mi spiego meglio. Vado nella mia lista amici di Xbox, PlayStation, Switch e vedo un pochettino cosa fanno le persone. Perché mi piace. Mi piace impicciarmi. Cosa sta giocando Faze? Io ho visto che stai giocando a Resident Evil 6, comunque l'hai comprato. Non so se si facevano le peggio cose. A me piaceva fare le comp, però mi piaceva di più il mercenari del 5. E tutto il resto che cade a pezzi. Sì, onestamente la trama di Resident Evil 6 è qualcosa. Le fogne che cita Leon. Stalker. Non la vedi da maggio 2019? Maggio 2019. Perché dove è apparsa a maggio 2019 Greta Leon? Da prima, io mi ricordo. Da molto prima. Forse, mi ricordo, mi ricordo. Devo finire Ninaki. Ho visto anche che stai giocando Ninaki. Ho visto anche che invece Himiko ha messo tutto bloccato. E questa cosa non mi piace perché io devo sapere a cosa gioca Himiko. Himiko, dove sei? Oninaki io l'ho provato su PlayStation, ho sbloccato tipo un obiettivo, l'ho comprato e poi l'ho mollato. Ma sì, cosa Himiko? Fatti stalkerare, infatti, diglielo Face. Che cazzo? Ma dico io. Ma che persona brutta sei che metti tutto privato? L'ultima volta era su Dead or Alive, mi pare che era prima. Cioè, su Dead or Alive faceva i culi. Lei e Morrow facevano i culi. Erano i boss di Dead or Alive quando facevamo le live. Non è brutto.
Non è brutto su Switch, dici, giocarci. Guarda, io su Switch ho comprato di Resident Evil Revelation ed è giocabile discretamente, ma proprio parlo in modalità portatile. Resident Evil Remake il primo, non sono riuscito a giocarlo, scomodissimo. Ah no, scusa, mi sono confusa, Morrò, dici di Ninaki. No, Ninaki mi stava piacendo, ma non era periodo. Non era periodo proprio, e quindi l'ho mollato. Io ci sono periodi in cui mi infogno e gioco, e periodi in cui non so che cazzo giocare, provo 50.000 giochi e non ne finisco uno. Era solo fortuna, sì, vabbè. Diceva quella che faceva le combo. Il plus è panificatore, quindi puoi giocare online. Ricorda Leon i culi che ci facevano. Su Switch, Morrò, su Switch. Cioè, scusa, Imiko. No, 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 no. Io ho visto, a me risulta tutto bloccato. Quindi io non sono tua amica, evidentemente, Imiko. Forse hai messo i preferiti. No, Greta mi faceva bestemmiare assai, ricordo, in Dead or Alive, perché bloccava ogni cazzo di mossa, si metteva a bloccare. Ho dovuto studiare per una settimana la combo di Ayane per riuscire a vincerla. Scusa Leon, ma tu non avevi comprato la PlayStation 5? Tu ce l'hai la PlayStation 5? Io non ti ho su PlayStation. Mi ricordo di sì. Certo che mi hai. Io ti ho, ricordo, io ti ho. Partiti da pure... No, basta, Face, io ho dato. Dopo quei match con Greta ho dato, dove abbiamo anche, diciamo, litigato. Cioè, ragazzi, abbiamo litigato per Dead or Alive, ci siamo sfanculate quella volta. Basta. Io con il picchiaduro sono così e purtroppo me la sento sul personale proprio, mi offendo. Sono troppo competitiva. E quindi essendo uno contro uno, rosico, bestemmio, e quando vinco devi riconoscere che ho vinto perché insomma sono stata brava e non per culo. Devo ammettere che ho modificato le attività di gioco. Ehi Mico, visto che stalkerò bene ogni tanto Assassin's Creed, sì, Black Flag, che tra l'altro sì, allora l'ho scroccato a Ozma, perché ho il plus di Ozma su PlayStation, perché sono una persona ricca ma tirchia, così, braccina. E ho scaricato Black Flag per giocarlo, solo che ho fatto praticamente tutti i trofei online del multiplayer e poi non l'ho più toccato, ho giusto iniziato la storia. Ho fatto il contrario praticamente. Che neccia che sei, Moreno, sì, lo so, che sei neccia. Una live? No, assolutamente. Assolutamente no, io non gioco a Dead or Alive. Se dovessi giocare un picchiaduro di nuovo, ricomincerei a giocare a Mortal Kombat 11, insomma l'ultimo, che mi piaceva molto. Ma non ho la pazienza di stare di nuovo là a imparare le combo, perché è una cosa... O ci giochi sempre, oppure... È inutile che ci giochi. Devi ancora finire Valhalla, Morrò. Ammazzo. L'ha iniziato Stefano qualche settimana fa, Valhalla. Sbrattalla. Andata per la live di Mortal Kombat. Oh, Tekken, no, Tekken, guarda. Non riesco a giocare. Allora, l'ho finito Tekken 7. E diversi mesi fa. Però...
Se devo essere sincera, non mi piace più il sistema di Tekken del Juggle, come cavolo si chiama. Praticamente l'unico obiettivo è lanciare per aria l'avversario e fare più combo che puoi. Non mi gusta più, devo essere sincera. Non trovo la forza, Jack, esatto. Leon. Minchia, non leggevo gli astimari praticamente da... Oddio. Ma non so che si dice anche da me gli astimare. Per chi non lo sapesse vuol dire bestemmiare. La iastima, la bestemmia, madonna santissima. Ma Leon, cosa mi tiri fuori? La iastima. Dove funziona con le jungle? Da funziona con i contrattacchi. Il passaggio di Steam. Anche dopo. Devo solamente riaccedere dal mio PC col tuo account. Tutto qua. Per consentire al PC di leggere il tuo account. Solo che su PC, ripeto, io ci gioco molto poco. Anche perché non ho tempo. Allora, mi sono fatto un mese di Game Pass qualche giorno fa. Perché in genere lo scrocca Stefano, però se lo scrocca Stefano non posso utilizzare Game Pass sul PC perché non è legato al mio account. L'ho fatto perché volevo giocare un gioco che hanno dato nel Game Pass solamente PC e non sto giocando manco a quello, mi stava piacendo anche tanto. Ci ho giocato un poco, poi appunto ho dovuto formattare il PC, non ho salvato i save sul cloud e quindi mi sono inculata e non mi va di ricominciare da capo. A voi che piace... Tipo, come cavolo si chiama la cosa? Animal Crossing potrebbe anche piacervi questo gioco. Coral Island. Outlast Trials. Ma tu lo sai, Leon, che non ho giocato nemmeno al 2 ancora. Le bestemmie contro Farah. A me fa bestemmare di più Tracer quando la becco Moira. Non riesco. Cioè, allora, ieri sera ha streamato Stefano, proprio nella prima live, non so chi mi ha inculato da dietro. Io ho sentito me urlare e battere sulla sedia così, per poco non ho scassato la sedia, ma quante ne dico. Ah, l'ha pure platinato, ma pure prima se non sbaglio era difficile da platinare. Io non ho proprio giocato il 2. L'avevano dato col plus, mi pare. Comunque, ragazzi. Devo andare a dare da mangiare ai gatti. Bastardini, hanno buttato anche il cosino per terra. Ma siete stronzi. Pino, sei stronzo? Dice di sì che è stronzo, quindi anche lui sa di essere stronzo. Sì. La Moira deve morire, tranne quando la uso io. Ragazzi, ci vediamo domani pomeriggio. Domani pomeriggio alle 16:30 sempre. Così continuiamo Plague Tale. Anche io vi amo tutti. Li nutra per bene. Potrebbe fare una cosa per mancata crocchetta. Mi tratto come dei principini. Avrei voglia di strozzarli, però... Si stanno strusciando, ma sono veramente bastardi perché non mi cagano di striscio, ma quando vogliono mangiare sono tutti qua belli coccolosi che si strusciano. Andassero a cagare. Anche Imico, che però si deve fare stalkerare. Va bene. Ragazzi, un abbraccione, grazie ancora per essere tornati anche voi, per essere stati qua. Un'altra cosa, perché adesso, l'avevo già detto in privato mesi fa, però adesso metterò Discord free, insomma, non legato all'abbonamento di Twitch, quindi magari domani vediamo, quindi potete anche partecipare a gratis. Poi ovviamente se vi abbonate al canale e mi supportate, ancora meglio.
Domani sempre sì, alle 16:30. E va bene. Yeah, yeah. Ci vediamo domani, ragazzi. Buona continuation. Alla prossima.